Siamo al secondo appuntamento con il dottor Vittorio Lodolo Doria alla scoperta di segni e sintomi del disagio attraverso racconti e storie di insegnanti. Buongiorno dottore e bentornato. Di quali nuovi casi ci vuole parlare oggi? Oggi abbiamo un paio di casi interessanti. Parto subito, il racconto è di una maestra elementare che scrive: è da un anno che soffro di parecchi disturbi, il più importante dei quali è una colite che ormai non reagisce più a nessun farmaco, che mi sta portando ad attacchi di panico, nel senso che non riesco più a uscire di casa perché ho paura di stare male. E qua siamo proprio già nell'ambito delle somatizzazioni, molto chiaramente. Prosegue l'insegnante. Ho iniziato una psicoterapia, lo psichiatra non vuole somministrarmi dei farmaci e non mi ha ancora formulato una diagnosi. Fatto sta che per me sta diventando un incubo anche uscire di casa per non andare nel suo studio. Credo invece di avere bisogno di farmaci che mi aiutino a non chiudermi in casa. Da qualche mese ho provato anche l'omeopatia, ma finora senza esiti. Tenterò anche con lo yoga. Ovviamente riprenderò scuola a settembre, anche se non so in che stato. Ho un senso di disgusto se penso di continuare a insegnare, che pure fino a qualche anno fa era uno degli scopi principali della mia vita. Cominciamo dalla fine. Lo studio e l'insegnamento erano lo scopo principale della vita di questa signora, quindi sicuramente non era una scelta di ripiego, amava il proprio lavoro, ma via via questo amore si è perso, a tal punto che sono intervenute prima di tutto un disagio, poi delle vere e proprie somatizzazioni, infine la richiesta addirittura contro il parere medico di utilizzo di psicofarmaci. E qui una breve chiosa su quanto e sul ruolo degli psicofarmaci. Cito una ricerca che è stata fatta proprio qua nel Milanese, fatta nel 1979 su 2000 insegnanti, quindi una bellissima ricerca, un grosso campione. La statistica ci disse che allora il 30%, nel 79, il 30% di questi 2000 insegnanti faceva uso di psicofarmaci. La cosa è veramente strepitosa se pensiamo che nel 79 non c'erano il Prozac e i derivati, se pensiamo ancora una volta che nel 79 gli antidepressivi erano dei farmaci molto potenti, con un basso margine terapeutico rispetto agli effetti collaterali. E dunque ad oggi noi possiamo ipotizzare che si abbia un ricorso molto massiccio, molto superiore a quel 30%, perché la prescrizione è fatta non dallo specialista ma dal medico curante, quindi dal medico di base. Tradotto in numeri, se allora nel 79 erano 6.000 i prescrittori di psicofarmaci, oggi sono 60.000, cioè è decuplicato il numero. Allora, gli psicofarmaci funzionano o no? Sì, sotto la guida medica, sotto il consiglio medico, sotto la prescrizione medica molto attenta e molto accorta. Utilizzarli quindi sì, servono a dare un aiuto, una mano alla persona, non sono la soluzione, quindi non ci si illuda che con gli psicofarmaci si arriva ad una soluzione del caso. Questa soluzione va trovata alle radici. Rispetto a quanto lei ha detto, ha parlato del 79, quindi di una classe insegnante ormai che è quasi o è andata in pensione o è sulla soglia della pensione e che comunque non ha subito probabilmente lo stress che hanno subito gli insegnanti in seguito con tutte le riforme o comunque con tutti i cambiamenti che sono venuti da quel tempo ad oggi nella scuola. Quindi si può dedurre che i casi saranno ancora maggiori rispetto al 79, forse? Sicuramente, i casi saranno maggiori e il consumo di psicofarmaci è enorme. Già i dati di mercato ci dicono che il 70% del consumo dei farmaci antidepressivi è donna e che al di sopra dei 40 anni il 50% del mercato lo fa sempre la donna. Di conseguenza l'utilizzo è massiccio, solo che oggi si nega. Nelle nostre ricerche non viene detto volentieri che si fa utilizzo e ricorso agli psicofarmaci, solo qualche coraggioso che non si vergogna, perché ricordiamo quanto abbiamo detto l'altra volta, cioè la patologia psichiatrica è coperta da quello che è lo stigma,
Quindi ci si vergogna della patologia psichiatrica, si fa un po' come la polvere, si nasconde sotto il tappeto e non si fa quindi una dichiarazione valida. Per di più ci si vergogna perché noi abbiamo detto che il mestiere dell'insegnante è sommerso dagli stereotipi, quindi stereotipi sul mestiere, stigma della patologia mentale, fanno un cocktail terribile che porta ad incistare la problematica anziché condividerla. Pensando a tutti questi precari che dovrebbero presto entrare in ruolo, che hanno anni e anni appunto di precariato, che sono ormai avanti con l'età e che magari sono soggetti a questo stress ancora di più, che magari ricorrono per sopravvivere in una scuola che non gli ha dato neanche il posto di lavoro, non gli ha dato il ruolo, a prendere questi antidepressivi, per esempio. È indubbio che il precariato è un ennesimo fattore di stress che ovviamente complica le cose già ovviamente di per sé difficili. E quindi quello che conta in assoluto sono gli anni di servizio, ma è chiaro che se io faccio gli anni di servizio come precario, e ne faccio tanti, ovviamente accresco ancora di più il mio disagio. Bene, ringraziamo il dottor Lodolo e l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.